quando avete finito la gara, tu vabbè stavi alla Renault, ma Forghieri ti ha detto qualche cosa oppure te ne ha mai parlato? Sì, no, allora prima vuol dire a Forghieri, cavolo, che aveva fatto una macchina abbastanza robusta, perché siamo toccati tanti volte. Dopodiché, dopo la gara, c'è stato uno che ha detto andiamo a conferenza stampa a vedere sullo schermo abbastanza grande lì gli ultimi giri. Io ero molto più impresso a quel momento lì, di vedere a che punto siamo arrivati in questi ultimi giri. Poi c'era proprio in piedi, io ero seduto in piedi, c'era Forghieri, e Forghieri ha messo le braccia al cielo in disant: quando tu ci pensi, queste per il secondo e il terzo posto, queste due lì sono completamente matti. Il ricordo che ha di Forghieri? L'ho detto, ricordo di avere diviso con lui una passione che è identica, nel senso di lavorare molto forte, di cercare di vincere. Il secondo posto in Formula 1 è sempre il peggio, e abbiamo sempre cercato di fare del meglio. Era rimasto in contatto con... Sì, mi ha chiamato una settimana e mezzo fa, ho parlato con lui e purtroppo non mi aspettavo quello. Però sono cose che non aspetto nessuno, purtroppo.